provincia nel mese di ottobre ha avuto un incremento degli arrivi del più 16% e delle presenze del più 1,14, che in valore assoluto significa più 4.702 arrivi e più 1.203 presenze, diciamo un po' sparse in tutta la provincia, perché chiaramente gli eventi principali erano Acqualagna, Sant'Angelo, Pergola, Cartoceto e quant'altro, però sappiamo che abbiamo una ricettività molto diffusa, pertanto molti poi sono andati a dormire anche a Pesaro, Fano, addirittura a Gabicce. Abbiamo dei dati che hanno mosso molto le presenze anche a Gabicce Mare, che diciamo normalmente a ottobre sono molto bassi. Quindi abbiamo delle forti variazioni per Acqualagna, Pesaro, Urbino e anche Gabicce Mare, e su Acqualagna poi anche fino a novembre, perché la fiera diciamo si svolgerà fino a novembre, per cui un primo risultato importante, quindi oltre che alla promozione anche direttamente sulle presenze sul territorio. Provincia di Pesaro Urbino, che crede molto nel valore dell'enogastronomia, in questo caso del tartufo e della birra, no? Esatto, anche la Regione Marche nel piano promozionale quest'anno ha individuato quelli che sono i cluster, cioè i segmenti del turismo su cui si vuole puntare. Uno di questi è proprio il gusto e l'enogastronomia, infatti oggi presentiamo anche una cartina per individuare proprio per il turista le principali eventi legati al tartufo e anche i birrifici, perché questa è una nuova realtà molto in crescita e quindi abbiamo voluto segnalare in questa cartina anche tutti i birrifici del territorio provinciale. Preliminare da quello che è stato fatto come promozione turistica, in particolare su destinazione gusto il tartufo, che è un po' uno dei simboli del nostro territorio. Sì, noi abbiamo varato nella scorsa estate un progetto nel quale crediamo fortemente, che ha come obiettivo quello di valorizzare il territorio utilizzando il tartufo come elemento di attrazione. Siamo consapevoli che per mettere a sistema tutta l'offerta turistica che questa provincia e questa regione sono in grado di dare, il tartufo può essere un grande elemento di attrazione. Non abbiamo voluto puntare soltanto a promuovere le fiere, perché le fiere sono già note, conosciute, naturalmente anche questo, ma abbiamo voluto fare in modo che il turista possa venire nelle Marche, nella provincia di Pesaro Urbino, grazie al tartufo, e quindi ci siamo inseriti a pieno nel cluster del gusto, che è uno dei cluster che la Regione Marche ha previsto. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo in campo una serie di azioni di carattere promozionale, abbiamo fatto una grossa campagna a livello nazionale che ha visto anche dei grossi risultati, che poi vedremo nelle immagini, di presenza anche di reti nazionali che sono venuti nel nostro territorio, e i dati turistici ci confortano, perché nel mese di ottobre abbiamo avuto nella nostra provincia un più 16% di arrivi, con un dato particolare addirittura su Acqualagna con il 481% in più rispetto all'anno precedente. Sono dati importanti evidentemente, perché questo lavoro non solo l'abbiamo fatto promuovendo tutto il territorio, mettendolo a sistema, ma lo abbiamo fatto anche utilizzando dei pacchetti turistici che sono stati messi sul mercato da parte dei tour operator, e che ovviamente hanno dato questo risultato. Altra cosa, presentiamo questa mattina, avevamo annunciato che avremmo realizzato le strade del tartufo e la strada della birra, presentiamo oggi questo vademecum, questa guida che mette in relazione tutto il territorio provinciale dove ci sono le fiere del tartufo, tutto il territorio provinciale dove ci sono i birrifici, perché anche la birra è diventata elemento di attrazione turistica al nostro territorio grazie al progetto Apecchio Città della Birra, e grazie alla birra, grazie al tartufo, vogliamo dire al turista: vieni a degustare la birra, vieni a degustare il tartufo, ma sappi che puoi visitare Urbino, puoi visitare Pergola, Librondi, puoi visitare il parco, la riserva naturale della Gorda del Furlo, puoi visitare Fossombrone, puoi visitare la Rocca di Mondavio, puoi visitare tutto il territorio, tutta l'offerta turistica che questo territorio è in grado di offrire. Sicuramente è un progetto che ha dato dei risultati, siamo contenti, ringraziamo la Regione Marche che ha creduto in questo progetto e che è stata al nostro fianco. Un nuovo assessorato, che poi voi sapete che il presidente ha creato, e abbiamo creato politica e tecnica, la destinazione Marche. All'interno della destinazione Marche ci sono una serie di cluster di prodotti.
uno di questi cluster che noi teniamo moltissimo è proprio il cluster dell'enogastronomia e quindi del gusto. E abbiamo giocato facendo sistema con tutti, con le province, con i comuni, con le associazioni. Ecco, un progetto di eccellenza che la Regione Marche, il Presidente Spacca, ha voluto proprio cofinanziare, è stato questo proprio presentato da Pesaro. E la Via del Tartufo, una delle più grandi eccellenze enogastronomiche delle Marche, ha dato i suoi frutti. Perché come diceva poc'anzi anche l'assessore Minardi, abbiamo avuto dei numeri considerevoli nell'entroterra. E l'entroterra, oltre che chiaramente il mare, perché il mare è un altro grande cluster nostro e Pesaro è un'eccellenza, Pesaro, Fano, Cadice, eccetera. Però è importante cominciare a lavorare per sviluppare l'entroterra. Abbiamo lavorato bene, facendo sistema, facendo sinergie tra le parti, e i dati sono stati positivi. Non solo i dati italiani che hanno rispetto anche ad altre regioni italiane, ma anche i dati dell'estero. Considerate che noi abbiamo chiuso quest'anno con l'estero con oltre il più 6,5% dato Istat, attenzione, non dato solo del nostro osservatorio. E non abbiamo tenuto in considerazione le seconde case, abbiamo tenuto in considerazione soltanto l'alberghiero e l'extraalberghiero. Quindi per noi, in un periodo di crisi, con tutta questa serie di eventi, lavorando in sistema, eccetera, siamo riusciti veramente a mantenere i dati degli arrivi e delle presenze in segno più. Questo è un grande successo, speriamo anche per il 2014.